Bentornati alla guida italiana di LMS. Questa volta parleremo di qualcosa di leggermente diverso e non avremo a che fare con un brano musicale, ma avremo a che fare con delle sperimentazioni che permetteranno la vostra, appunto, fantasia da inserire poi eventualmente in un brano. Infatti parleremo intanto del filtro standard, che è disponibile per la maggior parte dei plugin e che sta proprio nella finestra dei plugin strumentali. E poi faremo delle piccole sperimentazioni con il rumore bianco, che io ho già quasi preparato. Ho aperto un triplo oscillatore e il triplo oscillatore, così come molti altri strumenti, ha la possibilità di utilizzare questa scheda degli inviluppi e dell'LFO. Questa scheda ha sia l'inviluppo, sia gli LFO, cosa che guarderemo più tardi, ma soprattutto ha il filtro, che è molto importante. Con questo pulsante si accende e si spegne il filtro. Questo è il suono, è un rumore bianco. Con questo si modifica la frequenza del filtro, passa a basso. E con questo la risonanza del filtro. Adesso io voglio semplicemente, lasciando perdere il Song Editor, vabbè, lo tengo aperto, non si sa mai, voglio semplicemente giocare con questa frequenza, però non voglio modificarla con la mia mano, voglio che venga modificata attraverso una legge matematica in un certo senso. Andiamo alla scheda dei controlli, il rack dei controller, che è questo oggetto qua, in cui non c'è assolutamente nulla fino a quando noi non aggiungiamo qualcosa. Clicchiamo su aggiungi e viene aggiunto un controllo. Per utilizzare questo controllo su questa frequenza, dobbiamo premere con il tasto destro e selezionare Connetti a un controller. Possiamo utilizzare controller MIDI, gli strumenti MIDI, ma in questo caso noi utilizzeremo un controller personalizzato, che si chiama Controller 1, che sta già avendo effetto. A questo punto noi sperimentiamo con varie impostazioni del controller. Questo è un controller a bassa frequenza, un low frequency oscillator, un oscillatore a bassa frequenza, e può seguire delle certe leggi. In questo caso se segue la forma d'onda sinusoidale, ma può seguire una forma d'onda triangolare, a dente di sega, quadra. E altre forme. Anche randomica. Non lo sapevo che era così divertente. Così come possiamo inserire noi una forma d'onda a nostro piacere, attraverso dei vari strumenti. Allora, possiamo modificare varie cose. La base non è altro che il punto centrale, quindi se noi abbassiamo la base, forse sarebbe meglio vederlo dopo questo, la velocità è la velocità effettiva. Ora, attenzione, quando si aumenta la velocità in realtà è più lento, per renderlo più veloce bisogna abbassare la velocità. Utilizzando il tasto destro possiamo sincronizzarlo al tempo. Quindi se io metto un intero, posso anche mettere un sedicesimo. Questo andrà a tempo con il resto della musica. In questo caso voglio mettere un ottavo. La quantità è quanta variazione vi è. Quindi se io abbasso la quantità, la fase, diciamo che è più qualcosa che ci serve durante la traccia e permette di modificare a che grado comincia. Quindi se io metto una base di 180 gradi, comincerà esattamente. Non cambia assolutamente nulla in questa sperimentazione. Quando invece noi cominceremo a suonare qualcosa, vogliamo ad esempio che
la variazione cominci da un punto anziché da un altro del valore della frequenza. Questa fase ci permette di modificare questo. Proviamo a fare qualcosa di più divertente. Aggiungiamo un altro controller. Ah, due controller. Connettiamo questo al secondo controller. Diminuiamo la quantità. Aspetta, così. Questo settiamo un pochettino più lento. Possiamo sbizzarrirci quanto vogliamo. Va bene, questo termina un'altra puntata abbastanza leggera e veloce delle guide. Anche qui potete sbizzarrirvi quanto volete, quando troverete qualche suono che vi interessa, beh, potete inserirlo in un vostro brano. Ah, i controller chiaramente servono a fare tante altre cose, in particolare possono essere molto utili quando si fa musica del ramo UK bass, quindi dubstep e drum and bass, così come alcuni tipi di musica pop. Utilizzano molto controlli, wobble, o come si chiamano. Potete divertirvi a fare cose del genere. Vi lascio sperimentare. Io col rumore bianco sperimento un sacco. Insomma, divertitevi. Ah, chiaramente non c'è soltanto questo filtro. Esistono tantissimi filtri da utilizzare che si possono aggiungere dopo, con gli effetti, aggiungendo gli effetti. Questa è la scheda degli effetti di ogni plugin. Questa c'è in ogni plugin. E vi permette di aggiungere la enorme quantità di effetti che EdMMS vi propone e che voi potete aggiungere. Per esempio, io in questo caso voglio aggiungere una risonanza. Non trovo risonanza. Ah, scusate, riverbero. Ho sbagliato parola. Reverb. Ok. Una cosa del genere. Interessante, aspetta, disconnetto questo. Posso aggiungere un altro filtro. Sbizzarritevi. Alla prossima.